dispiace tantissimo. Credimi, guarda, io non riesco ancora a capacitarmi. Cioè, mi sembra impossibile che possa essere stato Diego, te lo giuro. Guarda che Diego ultimamente era completamente fuori controllo. E infatti non mi sorprende che i riscontri della scientifica siano positivi. E adesso cosa gli succederà? Dobbiamo aspettare che il GIP si pronunci, però potrebbe concedergli i domiciliari, non lo so. Certo che per quello che ha fatto rischia una condanna davvero pesante. Mangi qualcosa? No, no. Mi cambio e voglio andare in ospedale a vedere come sta l'altro. Certo, per te non deve essere facile stare così tra due fuochi, eh? No, infatti non lo è. Io voglio molto bene a Diego, però quello che ha fatto Aldo... Spero che il tuo amico si riprenda nel più breve tempo possibile. Lo spero anch'io. Lo speriamo tutti. Anche perché la posizione di Diego si alleggerirebbe non poco. Raffaele, mi dispiace. Sapevo che Diego era pieno di rabbia e che prima o poi sarebbe scoppiato. Solo non sono riuscito a farlo ragionare. Ma no, tu hai cercato di aiutarlo in tutti i modi. Raffaele, abbiamo provato anche, tu lo sai, a parlarci insieme e sembrava che avesse capito. Sentite, voi tante cose non le sapete. Io sì. Io ho lasciato che mio figlio si rovinasse la vita. Sì, adesso è inutile ricriminare. Nessuno di noi poteva immaginare che sarebbe finita così. Vabbè, ma sicuramente non era sua intenzione investirlo, probabilmente avrà voluto solo spaventarlo. Certo, è stato un incidente. Diego ha bevuto e ha perso il controllo dell'auto, ecco. Vabbè, tante, comunque è successa la cosa, punto. Solo che io ho sbagliato a non portarlo subito in commissariato e farlo costituire. Scusa, ma è quello che hai cercato di fare? Ormai troppo tardi, perché dovevo convincermi prima io, dovevo abituarmi all'idea. Vabbè, comunque a questo punto non ci resta che aspettare che Nicoli ne riesca ad ottenere i domiciliari. Nico, abbiamo fatto il possibile. Ma non è bastato. Però la scelta del GIP è comprensibile. Diego ha la fedina penale pulita. Si stava costituendo. I domiciliari li poteva concedere. Sì, ma noi conosciamo bene tuo cugino. Il GIP no. Quello che lui sa è che da settimane si apposta sotto casa di Beatrice, che ha già aggredito Leone e che poi l'ha investito. Questo è tutto da dimostrare. Nico, le prove sono tutte contro di lui. Mettiti nei panni del GIP. Tu che cosa avresti fatto? Non lo so. So solo che adesso devo andare da zio Raffaele e dirgli che Diego rimane in carcere. Lo so. È l'ultima cosa che vorrei fare. Gente! Ho detto che devo parlare con il mio avvocato, è urgente! Silenzio! Giordano, che vuoi? Che chiami a fare una continuazione? Fatemi fare questa benedetta telefonata e non vi disturbo più. Abbiamo fatto la richiesta, quando arriva l'autorizzazione telefoni. Mamma. Povero Raffaele. Io sarei rimasta ancora un po' con lui, ma era evidente che voleva restare da solo. Già. Tu come ti senti? Come mi sento? Diego è come un figlio per me. E l'ultimo legame che ho con mia sorella. Lo so. Intanto sono venuta qui per proporti qualcosa di diverso da tutto questo. Brava, proviamo a pensare ad altro. Beh sì, in effetti volevo ricordarti che stasera Vulcano c'è la serata swing.
Allora, non mi sembra il caso, Angela. Va bene provare a pensare ad altro, però sinceramente non me la sento di mettermi a ballare. Mamma, ma proprio perché siamo così un po' giù, sarebbe il caso, no, di distrarci. Stasera, tra l'altro, non ci sono neanche i bambini. È vero. Sono a cena da Serena. Sì, ma non me la sento lo stesso. Ma com'è che mi dicevi tu quando ero piccola? Tipo porte problemi in vacanza, qualcosa del genere. Sì, è vero. Ecco appunto, ora dico io a te. Porta i problemi a ballare. A chi facciamo male, mamma? Ma non è per riguardo a qualcuno, è che bisogna avere lo spirito adatto. Proprio per quello. Siamo giù, cerchiamo di tirarci un po' su. Lo prendo come un sì. Certo, perché Diego deve stare dentro, perché è un criminale, è pericoloso, Diego. Sì, io ho provato a spiegare al giudice che non c'erano rischi di fuga o di reiterazione del reato, però non c'è stato niente da fare. Ma ne andasse bene una. Mi dispiace. Senti, è uno sfogo, lo sai che lui si fida di te ciecamente, no? Sì, sì, lo so, lo so. Nicolì, ma almeno l'hai sentito. Sì, abbiamo concordato insieme che non sarebbe stato presente all'udienza. Adesso quale sarà il prossimo passaggio? Non lo so ancora, dobbiamo impostare bene quale sarà la nostra strategia difensiva. L'imputazione è molto grave, adesso si tratta di limitare i danni. Vabbè, dai, liberiamo Nico che vorrà tornare a casa, sarà stanco. Sì, è stata una giornata pesante. Ti accompagno. Aspetta un attimo, scusate. Susanna, amore, dimmi. Sì, sì, certo. Va bene, vado subito. Ok, ciao. Diego, ha chiesto di vedermi. E come vai? Non lo so, adesso vado e poi ti dico. Perché è consentito, lo puoi fare. Certo, sono il suo avvocato, il PM non ha dato nessuna restrizione in questo senso. Poi chiamami subito, fammi sapere. Va bene, a dopo. Ciao, Nico. Ciao. Ciao, Nico. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Franco? Ehi. Ciao. Come mai da questo qua? Bah, avevo voglia di vederti. Ah, che bella sorpresa. Ha fatto bene, dovresti venire più spesso, sai? Mm-hmm. A proposito, come sta Raffaele? Come l'ha presa questa cosa che Diego rimane in carcere? Ma non lo so, ma non credo benissimo. Comunque. Questo è per te. Che cos'è? Apri e vedrai. Aspetta, che cosa devo fare in cambio prima? Mamma mia, come sei malpensante, non c'è nessun secondo fine. Allora, se è così, se è così. Ma so anche che ti piace tanto. Ma grazie, amore. Beh, se proprio ti vuoi sdebitare, una piccolissima cosa che potresti fare per me ci sarebbe. Allora c'è sta la fregatura. Ma no, ma non ci avevo neanche pensato, poi l'hai detto e mi è venuto in mente, però sarebbe una cosa divertente anche per te, sai? Quindi è stato tuo cognato? A quanto pare, sì. Anche se io non riesco a farmene una ragione, cioè non riesco davvero a capire come sia potuto arrivare a tanto. Io Diego lo conosco davvero da tanti anni, è sempre stato un bravissimo ragazzo, ma ha completamente perso la testa per questa Beatrice Lucenti. Non è l'unico, a quanto pare. Tutto ruota intorno a quella donna. Ma non voglio pensarci ora. Che la giustizia faccia il suo corso, a me importa solo che Aldo si riprenda. Giusto, bravo. A proposito, come sta? Hai parlato con i medici? Sì. Dicono che ci sono dei piccoli miglioramenti. Tra poco cominceranno a scalare i sedativi per risvegliarlo dal coma farmacologico. Bene. Mi sembra un'ottima notizia, no? Già. Si potrà vedere se riesce a respirare senza i macchinari, se ci sono stati dei danni neurologici. Delia, Aldo è un uomo forte. E vedrai che ce la farà. Sono io che non ce la faccio, Eugenio. Non ce la faccio più.
Ma scusa, già non era un regalo disinteressato, poi te la mangi pure. Mamma mia, l'ho assaggiata, eh. Insomma, che hai deciso? Che ho deciso? Ma secondo te? Cioè, io devo fare una serata di ballo swing per una mezza sfogliatella. No, intanto è un piacere che dovresti fare a mia madre, visto che sta parecchio giù per Diego, per Dennis. Cioè, veramente tua madre, meno male che stanno lontani, perché sono sempre in crisi con Dennis. Appunto, ha bisogno di distrarsi, ha bisogno di conoscere nuova gente. Ecco, potete farlo, mamma e figlia. Anzi, ti dico una cosa, sarebbe una coppia esplosiva, credimi. È qui che ti sbagli, perché se ci vado da sola sembra che le voglia fare una cortesia. Invece se vieni anche tu... Invece se vengo pure io deve essere una punizione collettiva. Dai, ma vedila come uscita tra amici che si vogliono divertire, E poi da quanto tempo non andiamo a ballare? Da quanto? Mai, non ci siamo mai andati. Ma ti ricordi che non so ballare e che non mi piace ballare? Appunto, quella di stasera è proprio la lezione del corso base. Ma perché devo imparare una cosa che non mi piace? Vabbè, senti, io non insisto. Però facciamo una cosa, intanto questa me la prendo e poi dovrò avere un altro accompagnatore, non ti preoccupare. Stai calma, questa me la prendo io intanto. Poi sentiamo, chi sarebbe questo accompagnatore? Non lo so, ma qualcuno lì sicuro troverò, non credo di avere grandi difficoltà. Sai che mi stai ricattando? No, perché è un ricatto. Insomma, che hai deciso? Vieni al corso swing. Vengo al corso swing. Ci vieni.